Il complesso delle grotte non è una villa marittima romana, perché mancano ambienti residenziali tipici delle ville, ma non per questo meno importante. Sono le considerazioni del professor Franco Cambi dell'Università di Siena a conclusione della terza campagna di scavi nel sito di quella che fino ad ora abbiamo conosciuto come Villa Romana delle Grotte. Siamo in un luogo centrale dal punto di vista del governo dell'acqua dolce nella rada di Porto Ferraio. Qui si raccoglieva moltissima acqua dolce proveniente dalle sorgenti dell'entroterra, acqua dolce che poi poteva essere utilizzata oltre che per l'uso locale anche per il rifornimento delle navi che arrivavano e sostavano nella rada in tempi anche molto diversi. Poteva essere anche di servizio alla villa che avete trovato, la villa San Marco di sotto? Sì, poteva esserlo, tant'è che sono state ritrovate nel Settecento, quindi molto tempo fa, delle condotte di piombo romane che appunto portavano queste acque in giro per il territorio. Quindi sicuramente anche San Marco e San Giovanni utilizzavano quest'acqua. Ecco, ora avete finito la campagna di scavi, ne farete altre? Cosa c'è in programma? Allora, noi cercheremo di fare un'altra campagna breve, come facciamo di solito, a primavera, e poi un'altra campagna più massiccia, diciamo così, in autunno.